L'istanza di revisione presentata dalla difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006, è inammissibile. Non ci sono prove nuove o nuove metodologie scientifiche, quindi condivise dalla comunità scientifica internazionale a supportarle, che giustifichino la riapertura del processo. Totalmente inammissibile è la richiesta di revisione presentata dal sostituto procuratore generale di Milano, Kuno Tarfusser, perché non aveva titolo per farla e quindi non è della procura generale. Non fatevi ingannare dalla mediaticità di questa richiesta di revisione, i cui contenuti sono stati addirittura già esposti non solo in televisione e sui giornali, ma addirittura in incontri pubblici. È vero che la gente deve sapere, ma qui si è superato il limite. Durante l'udienza presso la Corte d'Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini per discutere la revisione del processo relativo alla strage dell'11 dicembre 2006, l'Avvocato Generale dello Stato, Domenico Chiaro, e il Procuratore Generale di Brescia, Guido Rispoli, rappresentanti della pubblica accusa, hanno chiaramente espresso le loro posizioni. La sessione si è aperta con l'ingresso in aula di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i quali hanno richiesto che le telecamere RAI, le uniche ammesse, non li riprendessero mentre erano chiusi nella gabbia dell'aula. Durante l'incontro, i due imputati hanno scambiato poche parole tra loro. L'udienza è stata rinviata al 16 aprile successivo a seguito di una richiesta di tempo supplementare presentata dalla difesa. Quest'ultima intendeva rispondere adeguatamente alle contestazioni avanzate dal pubblico ministero e dall'avvocato generale in merito alle richieste di revisione del processo. La strage, avvenuta nel 2006, causò la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef di 2 anni, della madre di Raffaella Paola Galli, che si trovava a casa della figlia per assisterla con il bambino, e della vicina di casa Valeria Cherubini. Valeria intervenne insieme al marito Mario Frigerio, unico sopravvissuto. L'avvocato generale Domenico Chiaro ha fornito ulteriori spiegazioni durante la sessione. Come dice la Cassazione, Rosa e Olindo Romano furono condannati per un mosaico di indizi tutti gravi e concordanti. La difesa lancia sospetti su presunti complotti e chiede di sentire testi che non hanno senso. Esaminiamo attentamente la situazione. Domenico Chiaro ha immediatamente sollevato la questione della manifesta inammissibilità delle istanze di revisione, sottolineando che queste risultavano prive di motivazioni. Riportiamo le sue dichiarazioni. Quelle presentate dalla difesa di Olindo e Rosa per chiedere la revisione del processo sulla strage di Erba non sono fatti nuovi dal punto di vista probatorio, così come le intercettazioni non arrivano a dignità di prove. Il focus è stato poi posto sull'affidabilità dei due condannati all'ergastolo, la cui confessione del crimine è stata contestata dalla difesa, sostenendo che potessero essere indotti a rivelare un atto così atroce. Per quanto concerne il presunto deficit mentale di Rosa Bazzi, si è avanzato il sospetto che l'imputata potesse avere un interesse nell'offrire risposte errate ai consulenti. Riguardo a Olindo, è stato evidenziato come inizialmente non mostrasse rimorsi, salvo poi ritrattare. Un'osservazione provocatoria ha concluso questa parte del discorso. Dategli l'Oscar a questo punto. In merito alle confessioni. Le confessioni sono concordanti e non è vero che Olindo è un minus habens. Anzi, tantomeno che vennero estorte o venne promessa loro la cella matrimoniale. Molti particolari delle confessioni coincidono persino con le dichiarazioni del testimone oculare, per non parlare della ferita di Rosa sulla mano, del movente, del fatto che uno dei due aggressori era più debole e mancino come lei, delle rivelazioni al parroco e al compagno di cella, e persino del fatto che furono anche valutati dal punto di vista mentale. Successivamente, si è dedicato all'analisi della testimonianza di Mario Frigerio, il quale rimase gravemente ferito nell'eccidio e fu il primo a menzionare il nome di Olindo Romano. Lo disse 3 volte. Le sue dichiarazioni non cambiano, non perdono pezzi. Successivamente il procuratore generale Guido Rispoli
ha preso la parola, affermando che contro Rosa e Olindo esiste una cascata di prove che credo sia impossibile ribaltare con questo processo di revisione. Il magistrato ha inoltre espresso il suo dissenso riguardo all'idea di provare a coinvolgere la famiglia Castagna, parti lesionate di un crimine orrendo. Rispoli ha approfondito la questione della ricostruzione proposta dalla difesa, secondo la quale Valeria Cherubini, vicina delle vittime e moglie del principale testimone Mario Frigerio, sarebbe stata uccisa nel suo appartamento al piano superiore rispetto a quello dell'eccidio, affermazione che altererebbe la dinamica dell'evento. Ha ribadito che tutte le prove e le sentenze confermano che Valeria fu colpita a morte mentre cercava di fuggire. Non c'era nessun aggressore in casa e Valeria Cherubini, in stato di incoscienza per il colpo subito, era salita nella sua casa, la sua tana, per rifugiarsi. Nel luogo in cui perse la vita, come precedentemente affermato dal consulente nel primo grado di processo, si è focalizzato sull'analisi della lesione alla lingua, la quale, secondo il magistrato, avrebbe impedito alla vittima di gridare. Facendo riferimento all'autopsia condotta dal dottor Giovanni Scola, che individuò ferite sul margine laterale della lingua, il magistrato ha evidenziato che il corpo linguale era intatto. Rispoli ha poi sollevato dubbi in merito alle consulenze scientifiche sulla scena del crimine. Le macchie di sangue e la scena del crimine erano già state analizzate compiutamente. Riguardo all'ipotesi che le quattro vittime siano state uccise in seguito a un regolamento di conti legato all'attività di spaccio di Azouz Marzouk, il procuratore generale Rispoli l'ha etichettata come assolutamente inverosimile. Poi ha cercato di comprendere la situazione immaginando se stesso nei panni di un killer professionista. Devo fuggire dal secondo piano. Vado a mettermi in una corte chiusa, con la macchina lontano. Le armi sono state spranghe e un coltellino di piccolo cabotaggio. Poi uccidere un bambino, per quale motivo? Ha successivamente chiarito che nella casa non vi era alcuna attività di spaccio, una circostanza confermata anche da Azouz Marzouk stesso. Ha sottolineato come sarebbe stato poco plausibile che una banda di esperti avesse intrapreso un'azione criminale in un ambiente chiuso anziché commettere il delitto per strada. Riguardo alla fuga degli assassini, ha evidenziato che non lasciarono tracce di sangue sul terrazzino, ma piuttosto sulla maniglia della porta che conduceva alla lavanderia e sulle scale. Inoltre, ha richiamato l'attenzione sul comportamento di Azouz Marzouk dopo la tragedia, notando che non manifestò alcuna preoccupazione per la propria sicurezza, né per un possibile ritorno degli assassini che avrebbero potuto eventualmente completare il loro piano eliminandolo. In una conversazione intercettata e riportata nell'ordinanza di custodia cautelare che lo ricondusse in carcere, Marzouk apparve addirittura sereno. «Sono i giorni più belli della mia vita». Il procuratore generale ha anche affrontato la questione del presunto ritardo mentale di Rosa Bazzi. Nel primo interrogatorio, lunghissimo, conduce le danze e quando capisce che il marito sta parlando, cambia versione con una velocità incompatibile con un ritardo mentale. In merito alla testimonianza di Frigerio e alle intercettazioni non incluse nel processo, in cui il maresciallo Luciano Gallorini, capo delle indagini, avrebbe suggerito il nome di Olindo, il procuratore generale ha sottolineato che, già nel primo colloquio con il PM, Frigerio, con voce decisa, menzionò Olindo. La sua testimonianza è estremamente affidabile in ogni fase. Riguardo alla controversia sulla macchia di sangue sul battitacco dell'auto di Olindo, che secondo la difesa degli imputati non sarebbe stata adeguatamente registrata, l'accusa sostiene: «Se ci fosse stata una frode processuale, ci sarebbe stata una denuncia. La traccia è nitida, come disse il professor Previdere, e diretta derivazione della scena criminis. La cattiva gestione del rilievo non inficia il risultato». È stato dedicato del tempo anche all'avvocato rappresentante della famiglia Castagna, ossia di Pietro e Beppe, i quali persero la sorella, la madre e il nipotino nella strage. I due familiari non erano fisicamente presenti in aula. L'avvocato Massimo Campa ha preso la parola. «Siamo qui per amore di verità e per dovere di giustizia. La verità Pietro e Beppe l'hanno salda nel cuore. Sono Rosa e Olindo i colpevoli.
Speravano con la Cassazione di aver finito, invece è diventato uno show. Riguardo alle testimonianze di Frigerio, non ci sono le condizioni scientifiche per dire che la sua memoria era viziata. Ha sottolineato che quando Rosa e Olindo cambiarono i loro avvocati, decisero di ritrattare le confessioni. Olindo non si sottopose all'esame. Non è un eroe, dipinto così da chi non conosce gli atti e non ha vergogna. Dice solo: «Sono innocente, chiedo eventuali accertamenti e sono preoccupato per mia moglie che non è qui». Rosa nemmeno si presenta e manda un bigliettino. Anche Adamo De Rinaldis, l'avvocato dei figli di Mario Frigerio, Elena e Andrea, è stato chiamato a testimoniare. Durante la sua deposizione, l'avvocato ha riaffermato la veridicità e l'affidabilità della testimonianza di Frigerio, basandosi su fondamenta scientifiche. La difesa afferma, infatti, che l'uomo rimase intossicato durante l'incendio e che il monossido avrebbe reso inutilizzabili i suoi ricordi. Non c'è una nuova metodologia scientifica sulla correlazione tra intossicazione da monossido di carbonio e memoria. In più, non c'è un dato reale sull'intossicazione che patì Frigerio, anche perché lui fu soccorso prima che potesse essere intossicato. Infine è intervenuto l'avvocato Luca Dauria, rappresentante di Asus, padre e marito di due delle vittime, che oggi sollecita la revisione del caso. I suoi legali, Dauria e Solange Marchignoli, hanno richiesto l'audizione di Abdi Kais, un testimone mai precedentemente ascoltato. Kais ha sostenuto che Marzouk aveva numerosi nemici e ha avanzato l'ipotesi che la strage fosse una vendetta contro di lui. All'ingresso del tribunale, Asus ha dichiarato: «Rosa e Olindo sono innocenti. La giustizia non è stata fatta. Stiamo ottenendo una parte di una rivincita. Sto conducendo questa lotta per tutti. La pista della droga, quella che tutti vogliono far credere, mi sta creando molti problemi, ora che mi sto trasferendo qui in Italia, anche per trovare lavoro. Bisogna lasciarla perdere». L'udienza riprenderà il 16 aprile. L'avvocato dei due condannati all'ergastolo, Fabio Schembri, ha già annunciato la sua determinazione a combattere. «Riteniamo che sia possibile ribaltare l'esito dei precedenti processi tramite le nuove prove. Ci auguriamo che vengano tutte ammesse. La vicenda prosegue».